Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi abbiamo un bel po' di novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Si parla di un bellissimo argomento, il ritorno di Fortnite su iOS. Ieri, 5 gennaio, ci sono state delle novità davvero interessanti che sto per andare a dirvi. Ma vedremo anche la fine del Winterfest e ciò che sta capitando nella mappa. Parleremo dei concept, vedremo delle skin non rilasciate e tanto tanto altro. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si parla finalmente di nuovo di patch 15.20, ragazzi. Arrivano gli hotfix per la patch, quindi i problemi che verranno risolti. Non c'è niente di grave, a parte alcune cose che effettivamente ci fa piacere vengano sistemate, tra cui alcuni outfit che non appaiono correttamente in game, il problema dei gold, ragazzi, quando vi va a zero, che effettivamente è una cosa molto molto fastidiosa, e anche alcune quest che non vengono segnate, o meglio, non viene visualizzato correttamente il pop-up quando completate diversi progressi. Quindi poca roba, il che ci fa ben sperare che la patch si concentrerà sullo sviluppo della storyline di questa season. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla anche dello snow melding, o meglio in italiano dello scioglimento della neve, ragazzi. Ieri ufficialmente è terminato il Winterfest e quindi se andiamo a vedere da Campo Merluzzo fino a venire in su verso Brughiere, tutta la neve si sta piano piano sciogliendo, il che è veramente giusto come cosa, mi piace tantissimo, molto realistico, così come è stato realistico il fatto di aver avuto la neve non tutta di botto, ma lentamente che avanzava. Per quest'anno è stato veramente bello, io mi sono divertito in questo Winterfest, bellissimi anche gli aeroplani che sono tornati e speriamo che rimangano. Tra l'altro hanno anche disabilitato il pupazzo di neve, quindi non è più possibile utilizzarlo, nascondersi dentro, ma a quanto mi risulta i regali sono ancora in giro. Non so se in questa notte hanno fissato e li hanno tirati via, ma non ci fa assolutamente schifo il fatto che siano rimasti, perché è sempre bello trovare delle armi super interessanti dentro. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché questo è un grande argomento di cui tutti vogliamo sapere. Fortnite su iOS, ragazzi, che cosa è successo? Sappiamo tutti, non è più possibile giocare da iOS a Fortnite, ma ieri, il 5 gennaio, tuttavia, Epic ha rilasciato un piccolo hotfix incentrato sulla piattaforma iOS, in particolare nel reparto pagamenti diretti. Epic ha rimesso il pagamento diretto da iOS, motivo per cui Apple ha bandito Fortnite dall'App Store. Con la battaglia legale in corso, questo non significa che Fortnite tornerà subito sull'App Store, ma è un buon passo. Quindi ragazzi, vi ricordo molto velocemente perché non si può più giocare a Fortnite su iOS, perché Epic Games aveva deciso di bypassare i pagamenti direttamente dallo store di iOS e prenderseli direttamente, ovviamente abbassando il prezzo dei V-Bucks. Questo ha violato le regole che ci sono appunto per quanto riguarda Apple e da lì si è tolto il gioco dallo store. Quello che vi ho appena detto è una bellissima notizia perché sappiamo che a marzo di quest'anno ci sarà l'ultima sentenza del processo e siamo tutti fiduciosi su un possibile ritorno di Fortnite su iOS, anche per ridare un bel po' di ossigeno al gioco che ha perso veramente milioni di utenti. Incrociamo le dita e speriamo. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa immagine ve la ricordate, ragazzi?
stiamo parlando di qualche season fa, sempre del capitolo 2. Questa era un'immagine che passava velocemente nel trailer iniziale e vi ricordo che inciso su questo albero c'è un chiaro riferimento alla storyline principale di Fortnite, quindi ai 7, al visitatore, allo scienziato, al paradigma e a tanta altra roba. Innanzitutto andiamo subito a vedere l'incisione del numero 7 sull'albero. Questa è quella che appunto ci andava a richiamare ed è stata l'ultima volta che abbiamo appunto sentito parlare dei 7, ma nei file di gioco da un paio di giorni c'è un aggiornamento veramente super interessante. Questa immagine potrebbe non dirvi nulla, ma il logo intanto che c'era in alto, quello che vi sto appena facendo vedere, è il logo proprio dei 7. E come vedete è stata aggiunta una riga nell'ultima, nella prima voce, vedete Season 4, Season X, Chapter 2, Season 5. Quelle righe che vi ho appena letto sono riferite alla descrizione di delle skin che sappiamo facciano parte dei 7. Quindi il fatto che sia stato aggiunto che sia stata aggiunta la riga Season 2, capitolo 2, Season 5, ci lascia ben pensare che prima della chiusura di questa season potremmo vedere di nuovo qualcosa di aggiornato sui 7, anche perché ci siamo un pochettino persi, diciamo, con il punto zero, con Jonesy che non abbiamo ben capito qual è la realtà, qual non è la realtà. Poi adesso sono arrivati i cacciatori e prima dei cacciatori sono arrivate le ombre con gli spettri, poi sono arrivati tutti i boss. Insomma, è stato veramente un bel minestrone, ma il fatto di non dimenticarsi della vera storyline di Fortnite, quella iniziale dalle prime season con uno dei primi eventi, il lancio del Rocket, ci fa appunto, a me personalmente fa abbastanza ben sperare in un aggiornamento e di capirci qualcosa in più. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, perché buone notizie direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Fortnite Status, che ci conferma proprio nelle ultime ore la riammissione per tutti della Flip Reset Lobby Track. Praticamente il background musicale che era stato rimosso negli ultimi giorni, quello che avevamo ottenuto tutti, se non ricordo male, con il crossover tra Fortnite e Rocket League. Non vi preoccupate, perché con la patch 15.20 a tutti quelli che è stato rimosso verrà ridato. Ora non ricordo se sia stato disabilitato oppure rimosso, comunque lo riavremo tutti. Insomma ragazzi, io anche per oggi tutte le news di Fortnite ve le ho dette, vi ringrazio per aver guardato questo video, mi raccomando non dimenticate di schiacciare il pollicione, lasciate un like, scrivete un commentino, aiutatemi a portare questo video nei consigliati e a me mi trovate in live su Twitch. Ciao!